Buongiorno a tutti, oggi siamo qui alla falesia di Arrampicata Cianevata e andrò a visitare una grotta molto bella, secondo me, dalle foto che ho visto su Instagram, molto, molto bella per fare timelapse con lo slide. Innanzitutto voglio ringraziare Francesco Cecconi, che mi ha dato indicazioni del posto in cui anche inserirò il link in descrizione della sua pagina Instagram. Niente, ci incamminiamo e vediamo insomma il posto, anzi scopriamo il posto visto che da parte mia è la prima volta che ci vado. Sono riuscito a oltrepassare il fiume, vediamo qua com'è. Eccolo qua. Ecco, siamo riusciti a oltrepassare il fiume, molto bello. Credo che mi fermerò a fare qualcosa anche qui. Bene. Bene, proseguiamo con il nostro tragitto e niente, vediamo sta grotta. Ok, siamo arrivati sul posto, adesso vi faccio vedere che figata di roba, veramente bello. Guardate che bellissimo. Stupendo. Sente il rumore delle cascate. Delle cascate dell'acqua del torrente che abbiamo passato prima. Stupendo. Eccoci qua, abbiamo appena finito il timelapse nella grotta ed ora in cammino verso il torrente da fare qualcosa e poi niente, poi mi gusto l'ambiente, lo spettacolo qua. Ecco qua, sto usando praticamente la solita Canon 6D Mark II con lo slider della Genie, la versione 1, la prima versione che ha fatto la Genie.
niente, poi sto usando filtri Nisi V5 Pro con ND3 in modo da fare l'effetto seta del torrente. Vediamo se si vede dalle immagini, ma no, non si vede. Vabbè, pazienza. Niente, tutto qua insomma. È finita la nostra avventura di timelapse, ora non resta che andare a casa e sistemare un po' la sessione di fotografie che ho fatto. Ho fatto anche qualche lunga esposizione al torrente, foto singola. Ci vediamo col prossimo video. Ciao!